Benvenuti amici al video delle offerte del venerdì. Questo venerdì praticamente rispondo solamente a quello che mi avete chiesto nel video della settimana scorsa. Siete stati veramente tanti, mi avete chiesto tante cose e ho cercato di, insomma, trovare delle risposte un po' per tutti. Ad alcuni ho già risposto nei commenti sotto il video della settimana precedente, ad altri risponderò qua. Vi raccomando, se avete delle richieste o se non vi ho ancora dato una risposta, ripetetemi qui sotto nei commenti quello che state cercando. E sempre qui sotto vi ricordo che ci sono i link di tutti i vari prodotti che andiamo a vedere ora. La richiesta è stata di altoparlanti per PC di una buona qualità, insomma, sotto alle 100 euro e vi do due alternative. La prima sono un paio di Bose Companion, un paio di appunto altoparlanti non troppo grandi, non troppo ingombranti, eleganti, insomma, per chi vuole una scrivania pulita, insomma, comunque anche con una buona qualità, anche un'ottima qualità audio. Costano 99 euro, stesso prezzo dell'alternativa che vi do. Gli altoparlanti un pochettino più tamarri, diciamo un pochettino più grandi, più ingombranti, un pochettino più gamer se vogliamo. Questi Creative GigaWorks T42, entrambi i modelli offrono, diciamo, un buon suono, anche dei buoni bassi. Forse i Creative li suggerisco più a chi vuole utilizzarli con i videogiochi, mentre i Bose a chi vuole utilizzarli un po' per tutto. Come detto, in questo caso i Creative sono al 33% di sconto, quindi 99 euro. Dopodiché, chi mi ha chiesto un DAC economico, anche in questo caso sotto ai 100 euro, il meglio che puoi acquistare è questo Fio 10K Olympus 2, un DAC USB che fa veramente un ottimo lavoro in base a quello che costa, perché stiamo parlando di 85 euro. Dopodiché mi è stato chiesto un tablet per l'università e anche in questo caso sarà meglio un modello Android o un modello Windows. Ti suggerisco, scusa, un modello Windows. Perché in questa maniera ha più compatibilità con i vari programmi, insomma, meglio per l'università, per lo studio. E ti suggerisco un Transformer Book. Ce ne sono vari modelli, quindi ti lascio qui sotto in descrizione un link a una pagina che te ne mostra diversi, dai prezzi che variano dai 350 ai 500 euro. Mi è stato poi chiesto un monitor 27 pollici IPS economico e che si possa attaccare a una staffa. Esiste, c'è questo modello Asus che stai vedendo ora, venduto al 27% di sconto, 225 euro. Poi una action cam tipo GoPro, però più economica, questa è più o meno la richiesta. Ti suggerisco questo modello Full HD, mi chiedi proprio un Full HD, che è venduto a 69 euro, metà prezzo in questo caso. Ce ne sono molte, a dire la verità, con diverse caratteristiche, però i chip utilizzati sono più o meno sempre gli stessi, i vari sensori sono più o meno sempre gli stessi, e questo è uno di quelli più apprezzati. Mi è stato poi chiesto un NAS economico, ovviamente un NAS senza i dischi già inseriti, perché altrimenti sotto i 100 euro non si trova niente di decente. E ti suggerisco questo modello della Zixel. Ha più o meno, insomma, tutto quello che ti può servire, ha anche diverse porte USB, non è proprio base, 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 però costa meno di 100 euro, stiamo parlando di 90 euro. Dopodiché un notebook per la scuola, in generale sotto i 500 euro, questa è la richiesta, e ti suggerisco questo modello di Asus, un 15 pollici, insomma, per studiare lo schermo troppo piccolo non va bene, 13 pollici è troppo piccolo, quindi questo 15 pollici, ha ancora i5, una scheda grafica Nvidia 920 e un hard disk da 500 GB. Diciamo che, ecco, non ci giochi, però mi hai chiesto per studiare. Questo modello è un ottimo prodotto. 18% di sconto, 490 euro. Poi mi è stata chiesta una Game Capture. Anche in questo caso la richiesta era un pochettino generale. Quindi in questo caso io ti consiglio questo modello che vedi, che diciamo è proprio già un top di gamma. Ti permette di fare diverse cose compatibili sia con il PC che con le console. Venduto a 110 euro. Se volete qualcosa di un pochettino più, diciamo, economico, segnalamelo. Chiudo con chi ha chiesto un notebook gaming a meno di 1000 euro. Dunque, notebook gaming con le ultime schede grafiche a meno di 1000 euro non lo trovi non ancora. Quindi il mio suggerimento è che non bisogna comunque scendere sotto a un modello equipaggiato con una 960M. Ed ho trovato sempre questo modello di Asus che ha appunto una 960M e insomma tutte le altre caratteristiche comunque sono a livello tale da permetterti di giocare abbastanza bene. È un pannello Full HD.
forse non con tutti i giochi potrai mettere al massimo, dovrai lesinare un pochettino, però insomma si gioca bene. Anche in questo caso ho venduto al 23% di sconto, per questi poco sotto i 1.000 euro, 999 euro. Bene ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Come avete visto ho cercato sì di rispondere, di trovare anche qualche offerta nel dare queste risposte, così da andare a soddisfare un pochettino le vostre necessità. Se avete ancora qualche prodotto che state cercando in maniera particolare, segnalatemelo nei commenti qui sotto. Vi raccomando, trovate anche tutti i vari link dei prodotti e condividete il video con i vostri amici. Lasciate un mi piace, noi ci vediamo in un altro video. Ciao!